Avete vinto? Sì, alla grande. Tu hai fatto gol? No, stavo come Chiellini in difesa dietro. Ho fatto nella seconda partita 2 gol e 2 pali. Però qualche assist che ha fatto gol? Qualche assist, sì, sì, anche. Però abbiamo perso le altre partite, adesso speriamo di vincere l'ultima. Nel giorno delle finali lo spirito competitivo arriva, diventa parte del gioco, ma il protagonista è sempre il fair play. Quest'anno è a Rimini la 15ª edizione di Matti per il Calcio, 160 tra utenti e qualche operatore dei centri di salute mentale di tutta Italia. 7 contro 7, 12 squadre, tra loro Parma e Ferrara. Per questa partita sono stato il portiere della squadra, sono anche il loro allenatore. Quello che mi fa divertire è correre dietro un pallone, così, con lo scopo naturalmente di fare gol. Faccio il portaborse, quello delle medicine. Perché non giochi? Perché c'ho quasi 60, quest'anno 14 ottobre 60 anni. Adesso ormai facevo l'attaccante, adesso faccio il difensore. Quando arriverai a fare il portiere, adesso va un salto di qualità. Vuol dire che la tua carriera sta finendo. Matti per il Calcio è nato 17 anni fa da un'idea della WISP. Ci sono degli spaccati di vita veramente straordinari e tutti noi, anche dirigenti dell'associazione, i nostri arbitri, i nostri tecnici, i nostri allenatori, impariamo molto ogni giorno da loro. Ci aiuta a conoscerli in un contesto diverso, quindi anche quando poi andiamo in comunità molte problematiche sono risolte.